Caro amico di Divita Style, bentornato. Oggi sono qui per sfatare un falso mito. I grassi non sono nemici della tua salute. Quante volte avrai sentito o pensato che i grassi non possono far parte di una sana alimentazione? Niente di più sbagliato. I grassi sono stati per anni demonizzati, ma in realtà sono indispensabili per il tuo organismo. Se rimani con me, ti svelerò tre motivi che rendono necessari i grassi per il tuo benessere. Ti aiuterò a capire quali sono i grassi buoni e ti darò tre suggerimenti per introdurre quelli giusti nella tua alimentazione. Inizio subito. Ecco tre ottime ragioni per introdurre nella tua alimentazione una quota di grassi. Prima ragione, forniscono energia. La loro capacità di accumulo nel tessuto adiposo, quando non in eccesso, rappresenta una riserva calorica da utilizzare nei momenti di necessità. 2. Hanno una funzione strutturale. Rappresentano infatti uno dei principali costituenti delle membrane cellulari. Inoltre, il tessuto adiposo ha un ruolo di sostegno per gli organi e contribuisce alla regolazione della temperatura corporea. 3. Hanno un ruolo funzionale. I grassi sono infatti indispensabili per produrre delle sostanze in grado di inviare segnali agli altri tessuti ed organi del nostro corpo. Sono inoltre importantissimi per poter assorbire alcune vitamine come la A, la D, la E e la K, che sono fondamentali per il nostro organismo. Il problema non è solo quanti grassi introduciamo con gli alimenti, ma anche che tipo di grassi. Parliamo quindi di grassi saturi, prevalentemente presenti negli alimenti di origine animale, come ad esempio uova, latte derivati e carne. Grassi monoinsaturi, come quelli che possiamo trovare ad esempio nell'olio extravergine d'oliva o nell'avocado. Grassi poliinsaturi, di questi fanno parte gli omega 3 che troviamo nel pesce, prevalentemente in quello azzurro, come sgombro, sardine, aringhe, ma anche in noci o semi di lino ed altri semi. E gli omega 6 che troviamo prevalentemente nel mondo vegetale e in particolare ad esempio in oli ottenuti da semi come l'olio di sesamo o l'olio di semi di girasole. E poi abbiamo i grassi trans. Questi grassi tendono a far aumentare il livello di colesterolo totale nel sangue, e in particolare favoriscono l'aumento del cosiddetto colesterolo cattivo rispetto al colesterolo cosiddetto buono. Questi grassi si formavano tipicamente nei vecchi processi di idrogenazione con cui si ottenevano le margarine, ma in realtà si possono formare a seguito sia di processi industriali che di cotture domestiche che comportano il riscaldamento degli oli a temperature molto elevate, parliamo di temperature sopra i 220 gradi centigradi. E allora ecco tre suggerimenti per introdurre i grassi giusti nella tua alimentazione. Primo, utilizza olio extravergine d'oliva ricchissimo in acido oleico come condimento principale. 2. Consuma almeno un paio di volte alla settimana pesce, preferibilmente azzurro, per garantirti il giusto apporto di omega 3. 3. Utilizza frutta secca come noci, mandorle e nocciole per garantirti acidi grassi poliinsaturi omega 3 e omega 6. E poi tieni sempre in mente lo schema del piatto unico, che prevede ad ogni pasto la presenza di una quota di grassi. Con il piatto unico sei sicuro di non sbagliare mai. Ora lascio la parola a Stefano Polato che ti stupirà insegnandoti dei velocissimi condimenti da preparare per insaporire i tuoi piatti e assicurarti così l'apporto di grassi buoni. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. Come sempre, ti invito a lasciare un commento o un suggerimento sotto il video che hai appena visto. Grazie e a presto! Ciao!